Dov'è Smig? Sei offline, ritardato. Testa di cazzo, sono online, imbecille. Imbecille, sono io offline, imbecille. Guarda, imbecille, vedi il login blu? Te lo devo far rivedere, ritardato a chi? Imbecille. Se te è ritardato che non lo vedi che siamo online. Vai imbecille, entra, imbecille. Imbecille, così ti devo chiamare imbecille. Perché non ci arrivi col cervello proprio. Sei offline, sei dead. Sembra uno spaventapasseri e la paglia nella testa. Ma sì, interessante. Però almeno io, la mia faccia è questa. Grazie a Dio, a 38 anni vedremo la tua faccia. Sono proprio curioso. Secondo me sei già da ricovero adesso. Se hai il coraggio, però, ci puoi mostrare la tua faccia. Vediamo che tipo sei. Va bene? Devo già descriverti. Sei un cicciotto, schifoso, sbrodolone. Tutto a giocare a Fortnite. Schifoso, un merdoso. Mamma, un shop. Brutto. Brutto. A 38 anni ti piacerebbe essere solo la metà mia. Solo di cervello la metà mia di garbere. Imbecille, vai a cagare, vai. Dai, allora cosa aspetti? Entra, ti ho invitato. Io non entro nei tuoi inviti, entri te. Dove sei? No, entri te. Anzi, entro io, non c'ho tempo da perdere. Ah, 4 di 8. Sentiamo, vai. Sì, andiamo qui. Sentite? Ah, la congrega proprio. Abbiamo la congrega. Ecco la congrega. Abbiamo la congrega qui. Qui abbiamo Ragno, Mattias, Orcus, Impact. Io qui devo parlare solo con Impact. Qualcosa da dire gli altri? Stai zitto, razzista. Stai zitto. Ma io non sono razzista. Chi è che parla? No, tu sei razzista. No, no, io ci ho detto che io c'ho i marocchini si comportano bene. Se ti offendi, Dio, dalla mattina a sera, per me sei una persona di merda. Stai zitto, stai zitto. Vai, sentiamo Smig. Io devo parlare come Smig. Sta zitto. Cosa vuoi? Detto? Aspetta, cosa hai detto? Scusa? No? Cosa hai detto? Scusa? L'unico. Stai zitto, razzista. Chi è che parla ora? Dite almeno la voce, sono io Smig. Smig, sono Smig, sì, oh, io. Vai Smig, come ci siamo conosciuti a te? Non me ne frega niente di come siamo conosciuti, guarda, era meglio se non ti conoscevo. Ok, ma chi ha offeso per primo? Io o te? Chi ha offeso la mia ragazza? Non me ne frega niente chi ha offeso, te non puoi andare a offendere gli altri nelle live degli altri, solo perché te non bestemmi, faranno no, quello no, che gli pare, no? Oh, io bestemmio bello, io bestemmio. Fanno anche 5 volte i tuoi soldi. Ma chi se ne frega di quello? Io dico, io bestemmio, ma se mi casca un martello nel piede, allora bestemmio. Allora ma non bestemmio in live, capito? Io non bestemmio in live. Dimmi una cosa, Impact Smig. Ma ti sembra normale che YouTube dia a questo il canale? È normale. E perché Mediaset non puoi bestemmiare allora? Televisione no, e su YouTube è normale. Perché Mediaset è pubblico. Mediaset è pubblico. È perché YouTube non è pubblico, non lo può vedere qualsiasi persona. YouTube è pubblico, però YouTube se lo vuoi vedere, lo sai che bestemmiano, lo vuoi vedere. È perché la televisione, anche la televisione è uguale. Un bambino, ma se non è un bambino oggi, dove cazzo sta? Su YouTube o sulla Mediaset? Dove sta un bambino? Ma scusami, vai a fare l'avvocato, perché fai lo YouTuber? Ma io sto provando a... 38 anni, oh bello, aspetta, te che parli, me la mandi una foto, bello. Capito? 38 anni ciò, hai capito? Quando avrai 38 anni te, non si sa neanche dove sei, non sai neanche dove stai a casa. Non faccio le seghe su YouTube. Non fai le seghe su YouTube? Zitti un attimo. Vai. Pensa una cosa, seriamente. Tu che hai 3500 iscritti, fai due spettatori a live, ma ti sei realizzato lavorando così? Non è che mi sento realizzato, mi piace, ma non vedi che io vado in live su tutti i giochi che mi pare e basta di continuo. Se devo giocare e mi diverte farlo con gli amici, cosa c'è di strano? Sì. Cosa c'è di strano? Che non guadagni una minchia, mi ricordo dato, se sono stato che non so cosa fare. Beh, ma almeno io, vabbè, mi sembra che lo fai anche te, mi sembra che fai video. Ma sapete solo offendere, quindi. Un mio video almeno fa più spettatori di te, ritardato. E non sono video, sono clip. Quindi svegliati. Belle le tue clip, devo dire. Fatte bene. Complimenti. Proprio belle. Quindi il fatto è questo. Ti sembra normale che si bestemmia in live di continuo? Sì, ad esempio, tutti quelli che sono qua sono tutti bestemmiatori. La verità, Orcus, Matrix, Ragno, uno di voi, ditemi la verità, uno di voi è una persona normale che non bestemmia gratuitamente? Può bestemmiare ogni tanto, ma uno di voi c'è che si salva qui in mezzo?
Smig, ma tanto ormai lo conosco. Io sì, ma c'è gente come te che a 38 anni fa i video di Fortnite e c'è gente che magari ce n'ha 20 e porta il contenuto di Fortnite bestemmiando, intrattenendo e facendo ridere. Ma no, c'è chi lo fa in un modo... porta come impara lui. Certo, certo, ma se io non ammetto la bestemmia, allora... ma io non dico cosa c'entra. Io dico, ogni età puoi fare quello che ti pare. Quindi allora quello che ha 38 anni fa un altro lavoro, il ballerino, è un pezzo di merda. Un attimo, oddio, ma ti ha cagato in testa. No, cosa ha detto? Non l'ho capito, parla in arabo. Cosa ha detto? In arabo? No, ma... oh, ma questi marocchini allora c'hai da fare. Ma mi fai sentire cosa ha detto quello là? E poi dici che non sei razzista. Ma in arabo, nel senso, in Italia si dice arabo quando non si capisce uno quello che dici. Ma sei normale, stai zitto, ritardato, cresci. Chi è che parla? Si dice anche tedesco, si dice anche tedesco. Ma ce la fate a dire almeno quello che parla chi è? Più ritardata di te. Allora, questo è Smig, mi pare, no? No, sono tuo. Ciglia brutto, finocchio in merda. Finocchio? Ma lei sa la ragazza che c'ho in canale? Sì, a me finocchio mi fa. Oh, ma la vedi la mia bocca? Ma non te lo chiedi perché io guasto non sempre la sala. Te lo chiedi perché io guasto non sempre la sala. Comunque già ne ha presi 10. Sì, sì, è sempre con me, imbecille. Perché io sono rasato qui? Oh, che prende anche il mio al posto del tuo. Sì, sì, guarda, dove sei? Ti aspettiamo, siamo qui. Vieni. Facciamoci vedere, vieni. Affermi Nuelo, appena entri morto. Ecco, vedete ragazzi come sono le persone. Queste sono le persone più ignoranti del mondo. Non tutti, perché veramente, non so Orcus. Orcus mi sembra un animale. Mattia Serragno non li sento parlare. No, magari si salva, non lo so. Animale no, Astral. Animale no, no. Ah, Astral! Chi è Astral? Ma uno che c'ha 40 anni. Ma uno che c'ha 40 anni gioca ancora a Fortnite e parla con i bambini. Sì. Ma ti pare un minimo... Cioè, ti muto, va. Una persona del genere che dà un insegnamento su YouTube non è da rispettare, secondo il mio... Secondo me sì. Ce ne fossero! Su YouTube ancora c'hai 3 spettatori, ti svegliano. Da un di merda. 3 spettatori di cui 3 siamo noi, dico. 3 spettatori su uno io e l'altro dei miei amici per vedere... Ma chi non c'ha niente da fare? Ma allora, a me non me ne frega un cazzo di spettatori. Se vai a vedere gli spettatori ce ne ho 16. Non me ne fotto un cazzo, ma è normale, perché sto portando il dissing ora. 10 siamo solo noi, Complimenti, grazie per avermelo detto. Siete con più account. Ma non mi interessa questo. Per me può essere anche due spettatori. Io spero solo, ragazzi, che qualcuno di voi diventi normale dopo questa litigata, quelli del party qui. Cioè sia uno che capisca, non bisogna essere così. Ascolta un attimo. Ma te che a 40 anni giochi Fortnite, ti pare che sei normale? Ma c'è scritto Fortnite che non si può giocare dopo i 40? A parte c'è 38, ma dopo i 38 non posso più giocarci. No, ma dimmi. C'è scritto, ragazzi, è una legge. No, ma non è legge, però 40 anni con un figlio e una moglie e giocare a Fortnite. Non ho la moglie, sono separato e c'ho la ragazza. Non so se lo sai. Buono. E c'hai un figlio, che parli di normalità. Ascolta me, te che parli di normalità. Sì, ma io faccio il bagnino, lo sai l'estate, no? Ce l'ho il lavoro, però anche senza lavoro, quindi un lavoro no, io sarei un coglione se non te si gioca a Fortnite così, se uno non c'ha lavoro metti caso. Ah, fate parlare con l'altro. Sei un leccamarchese. Vabbè, leccamarchese ragazzi, ridiamo tutti insieme. Io di solito rido a guardarti, dopo non lo so. Vabbè, l'importante è che mi segui, almeno qualcosa impari. Ma infatti, non sapevo manco che mi hai fatto un video contro. Sei un grande, guarda. Quanti video ha fatto? Chi è il video contro chi? Chi sei? Astral? Sono Smig, mi hai fatto il video contro, hai detto? Smig mi sa che è un altro. Sono Marocchino. Ma io non hai capito, che per me c'è il marocchino di merda e il marocchino buono. L'italiano di merda e l'italiano buono. Dipende com'è una persona. La razza storta è quella più storta. Sì, lo sai dove è mia mamma? Intanto è in Thailandia così, sarò in bambino. Ma poi perché cosa c'è da mia mamma? Io ho detto mica tua mamma. Vedi anche lì, quando uno attacca la mamma, vuol dire che non ha contenuti, non ha niente da dire. Tordito di merda. Io offendo tua mamma, quella signora, guarda, vedi? Un applauso ragazzi, la gente che non ci arriva col cervello. Io offenderei la madre di una persona solo perché ha ritardato lui e vado a offendere sua mamma. Mai, perché quella è una donna che sta a lavorare di continuo e siete quell'imbecille di là, lei lavora, pulisce tutto in casa e siete quell'altro di là, porco di, su Fortnite, capito? Viene ucciso su Fortnite, devi bestemmiare, signore. Quella donna a pulire, quel babbo che è a lavorare, magari torna a casa e sente questo imbecille nella stanza di là a fare questi gesti qua. E vedi, questo è il risultato. Ti buttano fuori perché non hanno più contenuti. Cosa fanno i signori? Si sono presentati uno contro uno a parlare, no, in quattro, ma hanno buttato in mezzo in 4-5 persone. Spero di, guarda, solo uno, guarda, per me è già una vittoria se almeno uno di quelli sia intelligente, che capisca qualcosa di questo discorso e dica,
guarda, io mi sto rendendo conto che in mezzo a questi imbecilli qui sto diventando un coglione. Ditemi la verità. Siete, alla fine vi circondate di coglioni. Più state in mezzo a questa gente, più siete in mezzo ai coglioni. Vedi, coraggio del signore. Guarda, signorino.